Anissa ritrova la vittoria e saluta il Palmindelli. Tra 2 domeniche si ritornerà al Marco Tomaselli, quando la squadra biancoscudata affronterà il Mazara dopo la trasferta di domenica prossima al Leonforte. Invito tutti a guardare le immagini sul secondo gol che ha fatto il nostro attaccante perché è qualcosa di strepitoso. Mi è sembrato di rivedere il gol di Zappalà tanti anni fa e adesso speriamo in nuovi innesti che possano sistemare per bene la squadra e continuare in un campionato per come ci eravamo prefissi. Siamo partiti un po' così così, abbiamo fatto un errore su una rimessa che purtroppo hanno concesso un calcio di rigore e siamo andati sotto. Però devo fare un plauso ai ragazzi che hanno messo tanto carattere, grinta e determinazione, hanno ribaltato il match nel secondo tempo. Serviva una vittoria ed è arrivata, era importante farla in casa, non perdere punti per risalire la china e uscire da questa, dai bassi fondi. Primo tempo sicuramente non siamo entrati bene in campo, senza la giusta cattiveria, però capita, sono partite, poi i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo a ritrovare il giusto entusiasmo. Onestamente devo fare complimenti a questo risultato San Lorenzo, che è una squadra ben messa in campo, ci ha messo molto in difficoltà, ci ha messo il cuore. Sì, la prossima in casa siamo già a Pian del Lago. Però abbiamo salutato bene il Palmintelli e questo per noi è un onore.